Terzo appuntamento con il programma d'attualità all'istruttoria di Giuliano Ferrara. Seguiranno Meteo e l'ultima edizione di Studio Aperto. Vi ricordo che domani alle 20.30 tornano le reclute di Classe di Ferro 2 e alle 22 potrete divertirvi con il film in prima visione televisiva Palle da spiaggia. Ma ora buon proseguimento di serata con The Vintage Box. Tonica Schweppes vi offre The Vintage Box. Della canzone italiana di Sanremo. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, insomma benvenuti a tutti coloro che stanno guardando questo primo appuntamento dell'atteso da parte nostra, ce la cantiamo e ce la suoniamo, The Vintage Box, un viaggio fantomatico virtuale nel mondo del passato della televisione italiana e soprattutto lo faremo tramite uno strumento che è fatto diciamo nel nuovo, nel presente, e quindi ci serviremo del nuovo per raccontare e analizzare il passato, e io lo farò insieme a Fabrizio Micò che vedete collegato. Ciao a tutti gli amici del Vintage Box, un saluto anche a te Giuseppe. E lo faremo tutto, come vedete, tramite lo strumento della videochiamata di un famoso diciamo social network che non possiamo nominare, una piattaforma che si chiama Skype, e poi si aggiunge, entra anche nella squadra dei web show dopo editoriale del commento confronto in cui non è stato presente, dopo essere stato veterano di Fabrizio Micò Show per tanti anni anche nei miei progetti radiofonici, ecco qui in tutta la sua sazia e bellezza Saro Ciappalà! Buonasera community del Bubino Blog, seguiteci in questo nuovo progetto. Ciao Giuseppe, ciao Fabrizio! E non solo la community di Bubino Blog, perché in questo progetto vogliamo allargare gli orizzonti, nonostante sia molto più rischioso e anche impopolare rispetto ai precedenti. Vorrei fare un saluto alla tua cristalliera dietro e anche alla giraffa, e perché non vedete, perché Saro non vuole che dica questo, e soprattutto al Santo Padre sul calendario. E allora, direi che possiamo benissimo iniziare, e il tema di questa puntata, di questa prima puntata, ovvero quello che ci traghetterà in tutto, diciamo, l'ambaradam, lo spazio, è nel segno del ricordo. E allora andiamo subito ad addentrarci nel vivo di questo programma, lo spazio principale, ovvero è una videoconferenza fatta commentando come se stessimo guardando per la prima volta determinati spezzoni legati al tema. Nel segno del ricordo, perché ovviamente senza memoria non possiamo affrontare un programma fatto di vintage, e quindi vado subito da Fabrizio, mentre Saro anche per altri motivi si è scollegato e ci raggiungerà nella seconda parte, dedicata proprio alla sua proposta, al suo spezzone che ha scelto lui. Ora vado da Fabrizio perché devo fare la domanda liturgica che farò per ogni volta in queste otto appuntamenti, in queste otto puntate. Qual è la vintaggiata che hai scelto? Perché collegata alla tua infanzia e alla tua adolescenza? Allora, la vintaggiata risale al 2000 ed è l'eliminazione della professora da Sara Banda. La ricordo perché è uno dei pochi ricordi nitidi che ho di Sara Banda, in quanto ricordo che dopo l'eliminazione subito partì Space Jam mentre la professora era in lacrime. Invece scopriremo in questo video che non è andata affatto così. E allora? Parta The Vintage Box ufficialmente, ok? E allora indosso le cuffie come in quella famosa foto di Conti che si confondeva con lo sfondo e partiamo. Non commetta errori, le indossa anche la concorrente, figura che ha commesso già più volte nel corso di questo notare momento, le permanenti di questo momento, voglio dire, non della professore soprattutto. Primo motivo per lei. Poi a ricomparmi con una camicia che credo che il colore non sia definibile. Adesso tu. Un grigio topo. Piero Saramazzotti. Primo motivo per questa la scelta. Questa era facile. Erika mi ha detto prima che in questo momento lei lavora in un bar. In questo momento nel bar dove lei lavora sicuramente
E penso ci lavori ancora, sempre se non c'è stato chiuso il bar. Seguendo con ansia. Beh, dopo questo 7:30, allora noi ci salutiamo. Comunque... Esatto. Ecco, partivano. Diciamo che Erika è stata brava. Partivano a caso dei colpi di bacchetta. Lì erano un po' tutti liberti, diciamo. Il cast di Sarabanda, il coro. Prendevano, perculavano anche Papi. Cioè. Passo. Erika, l'emozione. Secondo motivo per la professora. Non la sa. Cioè, questa è andata a Sarabanda e non sapeva niente. Aspetta, vediamo. Secondo motivo. Per essere eliminata, la professora Erika cadrà qualcosa. Infatti. Come mai? Sì! Allora, professora, terzo. Vabbè, dai! Certo, come con te davanti, poi! 4 marzo 1943. Sì! Il grande Dalla, tra l'altro. Per Erika! Che rivivrà in questi giorni nelle radio. Passo. Ma come? Dai! La conosco io, che sono un nostalgico dei tempi che non ho vissuto. Si ascolta tutto nell'EP, giusto perché ha una grande strategia la professora. Abbiamo citata più volte in trasmissione. Papi si mette è stata oggetto. Sì, Papi inizia, diciamo, a fare il finto cantata. Dispiaciuto perché e sa più o meno come andrà la situazione. Il minimo è studiarsi le puntate prima di venire. Se uno vuole giocare per 940 pagine, ecco, vedi, 50, com'è, il maestrino, andare... diciamo. Secondo me neanche lui le sa, le legge e basta. Per ma figurati se sa una mezza canzone, che sanno gli autori. Vivo per la professora. Io mi ricordo che mettevano sempre a casa di Luca, della Salemi. No, ma è proprio fa parte della televisione, non questo motivo. Stagione. Sì, perché qui ricordiamo è il 99-2000. Casa di Luca è del 97. Passa. Però ci hanno campato per anni. Ci davvero il polsino. Ci campa tutto. Sesto motivo per la professora. Cosa la ricordo. La salutiamo, Riccardo. Viva l'Inghilterra. No, la ricordo perché... Sempre in tema della puntata, nostalgico dei tempi non vissuti. E tu non devi indovinare soltanto i motivi, quelli proprio troppo facili. Com'è leggermente ora finge di essere Bonolis, tra l'altro è sempre, diciamo, si è sempre ispirato, l'ha fatto sempre. Passo. Allora, professora, settimo motivo per lei. Con la gamba. Credo che ci stiamo avvicinando al momento... fatidico. Ecco, sì, qua. Perché la professora ha 4 secondi e deve recuperare 3 motivi che credo non sappia. Passo. 1, 2, 3. Portami tante rose. Ecco qua. E qui diciamo manda a quel paese il suo 7x3. Esattamente. Rocca dei Camaleonti. Andiamo da Erika. 1, 2, 3. Che vita è! Bene, ora inaspettatamente risale la china, chissà per quale motivo, per quale angelo del paradiso le indovina tutte. È finito il tempo. Sì, però per dirglielo, avrei preparato domenica. No. Mai c'è un gioco che fa. Ho capito l'emozione, però dai. Puoi tornare subito dopo, secondo me c'è qualcosa dietro. Erika, 1, 2, 3. Alta marea. Sì, qui rischiamo il pareggio. Certo, non poteva. Se hai indovinato la prima, doveva indovinare anche alta marea. Attenzione. Con buona faccia di vendita. Adesso, no, le dico dopo l'altro titolo. Adesso, Erika, 1, 2, 3. Passo. Quinto, 1, 2, 3. Ciao. Sì, pareggio. Chi? Ciao. Allora. Se la suera mi dice qual è il titolo di un altro motivo soltanto, da ottantone quale sei, diciamo. A casa la professora. Parti, 1, 2, 3. Passo. No, incredibile. Niente, la faccia 1, 2, della professora 3. È qualcosa di indescrivibile. Sta sudando freddo. Sta sudando freddo come Lorenza lei quando stavamo per vincere nel 2011 con Gualazzi il festival europeo. Mentre lei, professora, non ha indovinato. Sanremo 1986, quando un gusto andò
e cantò però questa canzone Cantare, una canzone non so se questo, possiamo risentire nel frattempo. Comunque, ecco, vedi come siamo i re della digressione, perfetto. Contro la sfida. Ora c'è lo spareggio. O la professora o la sfida. Direi di ascoltarlo in silenzio. Uno, due, tre. Spacca. La so. Ed ecco, guardate un po' la caduta di stile di Papi. Cioè la faccia di Papi. Fatto, Erika non ci crede, professore, guardate un po' silenzio. Lo dica che voleva andare a casa. No, ma Papi mi cade su. Allora, voleva andare a casa. Mi ecco. Mi dispiace, cioè, a domani, a domani. Ciao, ciao. A domani. E Papi chiude mestamente, diciamo. Va benissimo. Esattamente, esattamente. Se ne è accorto solo dopo, in qualche modo. Va bene, vedo che ci ha raggiunto anche il nostro Saro solo in voce, perché purtroppo ha avuto dei problemi. Diciamo, come tutti gli inizi dei programmi, anche noi abbiamo i nostri problemi tecnici, vanno tanto di moda. Fortunatamente non è ancora caduto nessuno, anche perché non sarebbe visibile la cosa. Allora, il nostro Saro ci seguirà comunque con voce, vero? Sì. Esattamente, dopo la, diciamo, il momento di pausa, che adesso vi vado a spiegare molto con calma, dopo il momento di pausa ci occuperemo del tuo spezzone, dello spezzone che hai scelto tu, che è legato ai tuoi ricordi di adolescenza, e dopo capirete perché. Quindi adesso, come dicevo, il momento di pausa in cosa consiste? Consiste nella pubblicità, perché come tutti i programmi che ci rispettino, noi cerchiamo di emulare un programma televisivo, però con immerso nel vintage, anche la pubblicità è dannata. E quindi torniamo indietro di ben 25 anni, al 9 settembre del 1990, con questa sequenza di Italia 1. A tra poco! Lee Jeans presenta Lee, the jeans that built America. Amici, ritorna il gioco delle coppie, ritorna con una grande novità che mi riguarda personalmente, in quanto quest'anno a presentarlo il gioco delle coppie sarò io. Ciao. Dicevo, io sono Corrado Tedeschi, lo dico per tutti coloro che non mi conoscono, spero di diventare però... Ciao. È un compito bellissimo questo di presentare il gioco delle coppie. Ci vediamo dopo, Corrado. E come no? Che io condurrò con grande serietà, con grande compostezza. Ma il presentatore è anche un uomo. Ah! Scusate, dimenticavo. Dal lunedì 10 settembre, dal lunedì al sabato alle 14.15 su Canale 5, il gioco delle coppie. Eccolo! Giochi in allegria, pomeriggio in compagnia. Su Canale 5. Visto, bambini, avevo ragione io, la stand è la scuola più grande d'Italia. Vediamo cosa ho preso. Io ti ho preso questo, ho pagato così. Ah, uno zainetto fantastico. E tu cosa hai comprato? Ho comprato questo. Oh, ma che belli, gli album da disegno e una felpa. E tu cosa hai preso? Questo. Ah, l'astuccio del grande assortimento Standa. E voi cosa avete comprato? E noi, tutti questi. Ah, penne e pennarelli a volontà. E tu, piccolino, cosa hai preso? Ah, vabbè, ma allora ditelo. Vieni alla Standa, la casa degli italiani. Prestige è il nuovo mensile esclusivo da oggi in edicola. Motori, moda, costumi. Prestige. Piumone premia i primi. Chi compra oggi un completo piumone Bassetti ci guadagna, perché a sole 5.000 lire ha una parure copre piumone in più. Piumone Bassetti, da comprare subito. Seat Ibiza diventa super. Lo straordinario è di serie. Motore Seat System Bosch, l'1.8 termico. Doppi retrovisori, interni prestigiosi, contagiri. Cambia marcia. Scegli Seat Ibiza. Se non ho la carta di credito, c'è un milione di deposito. Un milione? Ma cosa ho detto della carta di credito? C'è un modo per pagare più pratico del denaro. Carta sì, la carta di credito più diffusa in Italia. Carta sì, o ce l'hai o ne hai bisogno. Chiedila alla tua banca. Chi state diventando, eh? Shh, stiamo studiando. Playtime insegna l'inglese divertendo. È in edicola Playtime, videocorso d'inglese a cartoni animati. Curcio editore. Stiamo studiando.
Maxicono presenta. Nell'arena di Verona, Gerry Scotti e Susanna Messaggio vi aspettano per il gran finale di Festival Bar. Sarà premiata la canzone più gettonata. Festeggeremo insieme i vincitori dell'estate italiana a 33 giri e sarà eletta la Miss dell'estate 90. Festival Bar, lunedì e martedì alle 20.30 su Italia 1. E allora rieccoci, siete usciti dal tunnel, perché questo è un grande tunnel da attraversare, quello che avete visto fatto di spot, di promo e anche di bumper per, diciamo, i più appassionati. Va bene, rieccoci qui, il nostro Sara, come avete detto prima, non appare, ma appare in altro senso, visto che abbiamo il suo faccione fisso. Allora Sara, dopo aver visto quello che riguarda, diciamo, il ricordo televisivo legato a Fabrizio, tu cosa hai scelto, qual è la vintaggiata che mi proponi o mi propini in questo primo appuntamento di The Vintage Box? Allora, io propongo l'ultima puntata di Non è la Rai, con tutta l'esibizione di Ambra che canta Appartengo. Ah, l'esibizione di Ambra, non mi stava per venire un infarto, tutta la puntata di Non è la Rai, per favore, anche no. Allora, direi subito di andare a guardarlo, ok? Anzi, ti devo ovviamente chiedere perché è legato a un tuo ricordo. Perché io passavo il pomeriggio a seguire Non è la Rai alle 2:30 tra meno 20, ed era un appuntamento a cui tenevo molto. Hai pianto quel pomeriggio? Un aspetto d'attenzione. Saro, hai pianto quel pomeriggio? Insieme a loro, sì. Insieme a loro, infatti lo vedremo adesso. Mi rimetto le cuffie, Arilaie. Avrà una pellicina, secondo me, Ambra, al braccio da scorticare. Ma cantava in playback. Come? Ambra canta in playback qua in questo video, se non mi ricordo. Ma Ambra anche quando parlava era in playback, visto che gli riferiva tutto Buon Compagni. L'auricolare. Mamma, quanti erano cattivi con lei nel 1990. Ebbene, sono tuttora. Martini, se ci chiede le prove, poi... Ecco, ora c'è la mossa alla Linon. Non so se avete visto il video. Bellissima canzone, peraltro, A cui seguirono poi, oltre questo, seguirono altre tre LP. Diciamo che era un rap. Che straziante sta cosa, vedere tutta sta gente che piange. Diciamo che era intermezzato da un rap molto femminile, molto il mondo di Patti. Sì, infatti quella ragazza lì nell'angolo probabilmente era rimasta traumatizzata dall'intera avventura. Poi inquadrano sempre le stesse. Dopo 20 anni sono ritornate queste magliette corte. Sì, sì, è vero. Un'immagine molto culturale. Però credo che non ci siano ancora visti i pantaloni di Ambra. Probabilmente ora. Ah, è vero. Quelle sono la chicca. Vabbè che passano già le pretelle incrociate. E soprattutto i bottoncini delle taschine che, diciamo, simulano qualcos'altro. Sì. Compagni la sapeva lunga, non dare la mossa. Come la spieghiamo quella mossa là del trappattico di Occidente? La mossa è scomposta, così. Pantaloni. Molto indianeggiante, ecco i pantaloni stupendi, molto larghi sulla scarpa. Probabilmente il suo embrione, perché all'epoca non c'era ancora. So che vi sembrerà strano, ma Fabrizio Micò ha meno di 30 anni. Dimmi, Saro. Ma quella iuola messa lì in mezzo che fa tanto Fiori del Morto.
Forse c'era la tomba della Bonaccorti dentro, che dopo la truffa è scappata a gambe levate da quel posto. Ah, quello è un grande momento in televisione. Ecco, questo invece è un altro grande momento di Lesbo. Infatti, non lo volevo dire per essere un po' più pulito. Ecco, mi esce la camerina con altre che piangono. Ecco. E poi... Sai cosa ho letto? C'era pure Mengacci. Mengacci non è la Rai a curare l'angolo della posta del cuore. Qualcosa spontaneo. Sì, anche perché l'apparecchio acustico l'aveva un attimo disconnesso. Ecco di nuovo il campo dei morti, dei fiori. Tra l'altro finti, penso. E poi riprende la canzone perché... E riprende come ha iniziato, così, perché probabilmente sentiva freddo. Ah, sì. In quegli studi aria condizionata a manette, immagino. Misto al sudore ormonale. Misto al sudore ormonale di tutte le ragazzine del mezzo. Riccardo Rossi che le percola. Esatto. Adesso giura. Giura. Adesso giura che non hai paura. Che sei una paura. Caro, ti vedo in silenzio, stai piangendo? Questo è un déjà vu, Caro, per te? Stai piangendo e stai in silenzio? No, io sto mangiando un gelato adesso. La cosa più normale è che mi aspettassi da te. Cioè, ma quello con... Ma scusami, ma quello con la coppa prima è uscito... Non con la Michela, tanto per non a Mengacci, ma con la coppa. Ecco, un altro bacio molto trasgressivo. Questo bacio è una limonata, una pomiciata in diretta. Questo non so se sia maschio o femmina. Ma tu hai pianto, Fabrizio, il giorno che sei mio? No. Ancora, Fabrizio era ancora nei genitali del padre. No, andava all'asilo. No, intendo non è lo Rai, visto che è iniziato prima del 91, o no? No, nel 91 è iniziato. Ecco, appunto, diciamo che all'inizio... Quando l'avrebbe curato? L'avrebbe curato in diretta, live vlogging l'avrebbe fatta questa ultima puntata, che dite voi? Chi? Ma infatti, ma credo che non è la Rai si è iniziato per la spazia turca, cioè a costo di Urca. Anche se, diciamo, sul luogo del delitto ci torna comunque Bonolis. Mi sa che lì conobbe la Freddi, o mi sbaglio? Mi sa che lì conobbe la Freddi anche per poi, diciamo, portarsela belli freschi, se non erro, Sì, sì, ma infatti... Era quello il periodo. Perché, diciamo, se la faceva con una ragazza ben più giovane di noi... Va bene, siamo finiti sul gossip spicciolo. Sono digressioni. Esatto, siamo finito, vabbè, ma tanto siamo abituati, ormai ci prendiamo anche gusto. Siamo finiti, diciamo, sul gossip più spicciolo di Bonolis e quelle che si è portata a letto. Io ringrazio Saro, grazie per essere stato con me, alla prossima. Ciao Saro! Alla prossima, ciao ragazzi! Ciao Fabrizio, noi due, a differenza di Saro, quando parliamo di vintage diventiamo più nerd televisivi che siano mai esistiti. Mamma mia, veramente. Saluto a tutti gli amici che ci seguiranno. E allora, un saluto a tutti voi, mettete mi piace, il vostro like alla pagina Facebook di The Vintage Box, anche per tanti fuori onda, qui ne abbiamo a bizzeffe. E soprattutto nei commenti su Bubino Blog, se avete qualcosa che vi ricorda, qualche aneddoto legato a quello che abbiamo commentato, visto anche nelle sequenze della pubblicità, fatelo, perché vogliamo anche il vostro contributo. Grazie a tutti, adesso sigla di coda e poi... Arrivederci a fra due settimane, quindi il 29 di settembre. Arrivederci, ciao! Come direbbe Conti invece? Stop, basta. Solo lui poteva concludere con la sigla dei Looney Tunes il momento dell'aspettato della maglia. È un grande pregio tutto questo. Tutto questo tra l'altro sta diventando materiale perché è registrato e quindi il tuo urlo lo sentiranno non so in quante persone.